Presidente Serracchiani, fra un anno il tavolo congiunto Friuli Venezia Giulia Slovenia si riunirà in territorio sloveno. Lei quali risultati vorrebbe portare a questo tavolo? Beh, intanto oggi abbiamo istituito il comitato congiunto, era una necessità e anche, devo dire, una scelta politica importante. Noi abbiamo molto migliorato i nostri rapporti di collaborazione con la Repubblica di Slovenia, però avevamo anche bisogno di un luogo fisico nel quale continuare a discutere di questi temi che sono a noi cari, dalla portualità alle infrastrutture, alle politiche sociali, al welfare, alla sanità, alla cultura, insomma tutti i temi, le nostre minoranze che necessariamente dobbiamo affrontare insieme. Quindi partono da subito i tavoli di lavoro che oggi si sono insediati, diciamo, ufficialmente, e l'obiettivo che ci siamo dati è che da qui a un anno, quando ci ritroveremo in Slovenia, avremo già delle risposte concrete su alcuni dei temi sui quali lavoreremo insieme. Da un punto di vista economico le infrastrutture sono strategiche, soprattutto quelle ferroviarie. Lo sono assolutamente, infatti abbiamo puntato molto sulla questione del miglioramento dei nostri sistemi di collegamento, in particolare la ferrovia, in particolare il porto, ma naturalmente abbiamo ragionato anche in prospettiva europea. L'obiettivo è anche quello di lavorare insieme per prendere finanziamenti europei che ci permettano di lavorare su progetti comuni. Ne dico uno per tutti che non abbiamo nominato abbastanza: il fiume Isonzo, il bacino dell'Isonzo, è stato individuato tra gli 8 progetti a livello mondiale che possono avere delle prospettive importanti sia a livello comunitario che appunto a livello di Nazioni Unite. Beh, insomma, io credo che abbiamo veramente un impegno importante da assolvere insieme, e il fatto che lo facciamo allo stesso tavolo ci permette di affrontare insieme e quindi con maggior forza le sfide globali. Avete parlato per caso anche di fiscalità? C'è sempre un problema, no? Concorrenza, di cui si parla spesso. Ma devo dire che è stata l'occasione anche per esporre agli amici sloveni il rilancio impresa, cioè la legge regionale che recentemente abbiamo varato in Consiglio regionale, che affronta anche il tema della fiscalità. Poi, come sapete, stiamo iniziando a lavorare sulla fiscalità di vantaggio. C'è stata proprio a Trieste un incontro molto importante sulla fiscalità di vantaggio a cui ha partecipato anche il direttore Orlandi dell'Agenzia delle Entrate, e credo che anche la vicina Slovenia abbia dimostrato oggi nei fatti di voler collaborare ad avere un sistema fiscale che in qualche modo ci renda più europei e armonizzi anche i nostri rapporti. Presidente, si è parlato tanto di questi rigassificatori, è stato ribadito il no, però c'è un problema con l'approvvigionamento della Russia, visto che insomma il progetto della conduttura che doveva tagliare fuori l'Ucraina è saltato, quindi resta comunque un problema energetico, non tanto per la Slovenia che ha una centrale nucleare, che è stato ribadito che insomma non verrà toccata, quanto per la nostra regione. Ma noi in un recente passato probabilmente abbiamo fatto delle riflessioni non sbagliate, ma forse poco strategiche rispetto all'approvvigionamento energetico. Non mi riferisco alla regione, parlo più in generale anche del sistema europeo. Per quanto riguarda la regione, noi abbiamo con chiarezza, diciamo così, posto la questione ancora una volta del rigassificatore di Zaule, perché siamo preoccupati non soltanto dal punto di vista ambientale, ma il vice primo ministro lo ha detto con chiarezza anche nella sua qualità di ministro dell'ambiente, ma siamo preoccupati guardando alla portualità e in particolare al porto di Trieste anche per i flussi di traffico che possono essere appunto resi più complicati dalla presenza del rigassificatore. Non ci dimentichiamo poi che siamo anche un luogo sensibile, visto quello che sta accadendo nel mondo con la presenza di Fiat. Metterci anche vicino al rigassificatore, a mio avviso, comunque alza il livello della sensibilità del sito. Devo dire che rispetto a questo però siamo una regione nella quale l'investimento che abbiamo fatto sulle infrastrutture energetiche, penso ad aver concluso, in qualche modo avviato l'elettrodotto Udine Ovest-Re di Puglia, aver in qualche modo trovato le condizioni per cercare anche di abbassare il costo dell'energia, e questo è un lavoro che è stato fatto anche a livello nazionale, di cui beneficiano anche le nostre imprese a livello regionale, ci permetta di dire che insomma guardiamo con interesse all'approvvigionamento energetico vario. Abbiamo lavorato anche in prima persona per cercare di capire se si poteva e come si poteva sbloccare l'infrastruttura energetica Italia-Serbia sull'idroelettrico. Stiamo lavorando, sapete che è all'ordine del Consiglio regionale delle prossime settimane,
il lavoro fatto sul disegno di legge regionale sul suolo e sulle acque, anche l'idroelettrico in parte. Insomma, credo che stiamo facendo un lavoro che ci permette di arrivare al piano energetico regionale, che è la cartina, la mappa, diciamo così, che farà anche il punto della situazione rispetto all'approvvigionamento energetico in regione e rispetto anche alle nostre necessità. Devo dire però che la riflessione va fatta a livello molto più ampio della sola regione Friuli Venezia Giulia, l'ho detto anche prima, guardando evidentemente a tutte le infrastrutture energetiche. Projekte, ki bi lahko bili financirani tudi s pomočjo evropskih sredstev. Tako da mislim, da ima dežela Furlanija, Julijska krajina velik potencial, da povečamo tako gospodarsko sodelovanje, kot tudi druge oblike sodelovanja, ki so pomembne za državljane na obeh stranih meje. Come già ho avuto modo di dire, bisognerà sicuramente migliorare la cooperazione tra gli scali dell'Alto Adriatico. Questa regione ha una posizione geostrategica molto importante, si usa dire che questa regione rappresenti la porta per entrare nell'Europa centrale, quindi auspico che vengano compiuti dei passi in avanti in questo senso. La collaborazione potrà migliorare anche se verranno migliorati i collegamenti stradali e ferroviari, magari anche a valere sulle progettualità europee future, quindi in sostanza il Friuli Venezia Giulia ha un grande potenziale per poter migliorare la cooperazione economica anche di altra natura volta a favorire il benessere dei nostri concittadini.